vedo altre soluzioni. Ecco, sta ragionando. Sì, deve essere lei. Sì, senti. Ti devo lasciare. D'accordo? Baci. Insomma, fino adesso devo dire che secondo me tutto è risposto molto bene. È anche stato un gran successo in tutta Europa, che negli Stati Uniti e in Inghilterra. È un testo che ha questa caratteristica per il pubblico delle cose finiste, è come la festa del matto. E quindi è molto affascinante, perché ci dice che parla il padre. Non è che ci sono colpi di scena o chissà quale avvenimento. Abbandonando, poi dice vabbè, la tristezza, cos'è? No, la cosa bella è che sono come 10 flash, come se fossero 10 fotografie scattate dentro il cervello, dentro la testa del malato. Quindi non si capisce cosa è vero, cosa è finto, qual è la realtà, qual è la sua realtà, perché è tutto diciamo, trasformato dalla malattia della testa. Ovviamente è anche una malattia che ahimè si presta a delle situazioni molto fanno ridere, no? Hillary, perché le persone diventano un po' come nome, devono appunto diventare un bambino, o fa le camicie, o si dimentica le cose, o le scambia. Lei vita è un po' così, no? Cioè, nel senso che anche situazioni più drammatiche spesso possono essere Hillary e possono essere anche divertenti, perché secondo me anche le situazioni più drammatiche vanno drammatizzate. Esatto. Io ho vissuto delle situazioni. Non c'entrano niente con l'Alzheimer, però di persone che sono venute a mancare, che hanno avuto anche malattie difficili, che però sono state affrontate con un grandissimo senso dell'umorismo. Questo non dava la sofferenza, perché prova già me anche la voce solo a ripensarlo con un momento, però bisogna sempre affrontare la vita anche con un certo spiritaccio. E questo autore riesce a farlo molto bene già nella scrittura. Quando Lucrezia nasceva, Aver iniziava la sua carriera. Ci ha pensato, lo so, mia cara, me l'ha già detto 100 volte. Ti affida sempre le stesse cose, sa com'è? È l'età. Posso offrirle qualcosa? Grazie. È sicura? Un aperitivo, dovrebbe essere l'ora dell'aperitivo, no? Che ore sono? Sono le... Mi scusa. È la seconda volta che faccio la figlia di Alessandro. Ho fatto la figlia di Alessandro quando avevo 25 anni. Nel mio secondo film, che è la storia di ragazzi e ragazze, che è un film più avanti. E insomma, a distanza di 25 anni mi trovo a rifare la figlia di Alessandro. Insomma, abbiamo dato l'intervento. Il padre, poi Lucrezia splendida cinquantenne. Si va avanti. Ci mancherebbe altro. Però ecco, Lucrezia, il suo rapporto con la marina. Lei vive a Pescaromano, comune vicino a Cavalli, sì. Questa splendida residenza, ospita gli amici. Ho visto tra l'altro un sito internet che ha pubblicato le foto dove ha descritto anche, c'è una sedia rossa dove c'è un dramma. Ah beh, insomma, ovviamente le riviste di arredamento, le cose raccontano tutto, ma non ci sono le cose. È una casa, è una zona che bazzico da quando sono piccola, perché io e i nonni che sono vissuti da tanto tempo. Mia nonna aveva il fisema e poi andò a vivere già da giovane, 50 anni. Dove c'ero io? Vicino al mare. Dopodiché ho sempre bazzicato con la zona e finalmente sono riuscita a farmi un piccolo casale. C'ho i miei cani, c'ho i miei amici, ed è una casa che mi sono fatta tanto dai rivettieri. A comprare. Ci sono molte cose francine. Perché sono andata in Francia, sono andata a Montpellier con una mia amica, con un mio amico, col furgone. Ah, portava via tutto. E perché poi la natura della Tournée, stavamo a leggere come matti, praticamente i siti del rivettore, ci siamo divertiti a andare a cercare le cose per i mercati in Francia, sono famosi per vedere le cose molto belle. Ma cosa le ispira la Marimma? Che sensazione? Beh, intanto
legata veramente a tante vacanze, tante andate a cavallo, tante natura, mi piace stare in mezzo alla natura, quindi c'è tutta quella parte lì della saga che sembra di molto selvaggio. Sembra di stare in Africa, c'è la famiglia, che è una spiaggia meravigliosa, vado dentro con i cani a fare la passeggiata. In famiglia con i cani, dove ci sono i dani. E insomma, e poi insomma ci sono degli amici, cioè della casa. Senta una cosa, Nikki di Senpal è stata stregata, tanto che lei ha voluto poi creare questo cerchio di tutti. Ecco, ma qual è il sogno nascosto di Lucrezia? No, guardate che se non fa fosse stata stregata da Garaccio, mi dirà per stare lì, a fargli fare la sua opera, però stava lì, l'hanno chiamata, l'hanno pagata e l'avrà fatta la sua opera. Ma io ovviamente stavo in quella meravigliosa residenza, vabbè, ma anche a me se mi mettono nella residenza di Caraccio a fare, dice, vai, fare prove con uno spettacolo, vabbè, figurati, ci sto, se no una qualsiasi artista lo mette il bello e dice, creami qualcosa. Lo fa. Certo, insomma, me lo possiamo mostrarci, insomma, Caraccio, la famiglia di Caraccio, sì, in uno dei posti più belli della Marea, insomma. Quindi un sogno, qual è? Un sogno dello ce ne sono tanti, ci sono tanti sogni, ma sono i miei sogni per sempre. Sono anche quelli che stiamo facendo, nel senso, per esempio un sogno è che sto ancora realizzando, quello di questo monologo che ho fatto su Misia Serte, esatto, insieme a Francesco Zeno. Ispiratrice di Proust. Ispiratrice dei grandi artisti del 1900, di Picasso, di Proust, di Flaubert, di Renoir. Chanel, sono stata una donna molto potente, molto comunale, no? Che riesce a contaminare tutto un foglio di cose da un fiore all'altro. E nello stesso tempo poi questo monologo ci chiediamo anche chi è lei veramente, no? Perché lei è servita a tutti gli artisti, probabilmente per contaminare, per supportarli anche, questo non era evidente, perché si andava contro anche, no, la cultura dell'Ottocento. Insomma, per me realizzare questa donna che ho voluto raccontare, andando anche contro, diciamo, i canoni della produzione, perché nessuno ce l'aveva prodotto, nessuno la conosceva, nessuno ce l'aveva prodotto, non ci si è messa a lavorare carta penna, tavolino e le idee, con Vittorio Cero, che mi ha scritto il progetto con me, con Francesco, che è Zecca, che è il regista, che ha ideato tutta la cosa, e con una fantastica donna che si chiama Marina Lia, che noi non conoscevamo, e che ci ha finanziato questo progetto, ed è una signora che ha un bambino down e che non manda a scuola, che sta alla Spezia, che ha un circo in casa, che ha un circo a casa e che finanzia degli spettacoli per produrre altro per suo figlio, per fargli vedere una specie di Misia della Spezia. Quindi è un sogno che ho realizzato quest'anno. Io darei tutto per un bicchiere di whisky, lei no? Io non ho un granché. Ah no? E cosa fa nella vita? Mi occupo degli altri. Ah. Degli altri? Sì, aiuto chi ne ha bisogno. Proprio come quelle ragazze che tu non vedo l'ora di insediarmi. Penso che sia difficile suo stare tutto il tempo a contatto con dei... Io non ci riuscirei. Perché invece lei cosa ha fatto nella vita? Ballerino. Davvero? Sì. Che c'è? Madonna, ma sei un ingegnere! E tu che ne sai? Ballerino di tip-tap essenzialmente. Ma questa poi? Mi sembra sorpresa. Un po' sì. Perché? Non mi immagino come ballerino di tip-tap. Sì, no, non è questo, è solo che io ho sempre adorato il tip-tap. Anche lei? Sì. Sono ancora in gamba, sa dire la verità. Uno di questi giorni per fare una piccola esibizione. Con piacere. Perché ride? Niente,
casa mia figlia, la più piccola, un angelo, non trovi? Sì, c'è qualcosa, sì. Sì, c'è qualcosa, sì. Sì, qualcosa. Quel modo insopportabile di ridere come una cretina. Ed è rimasta male? Sono fatto così, mi piace sorprendere il prossimo. È una forma particolare di umorismo. Dovete capire, la situazione è molto semplice. Vivo in questo appartamento da molto tempo, mi sono affezionato, l'ho comprato quasi 40 anni fa, non so se riuscite a capire, voi non eravate neanche nati. Un appartamento grande, molto gradevole, molto grande. Ci sono stato felice. Per farla breve interessa molto a mia figlia. Ma che ti stai dicendo? Spiego la situazione. Mia figlia ritiene che io non sia in grado di cavarmela da solo. Allora vuole stare da me con la scusa di aiutarmi insieme a quell'uomo che ho conosciuto non molto tempo fa dopo il divorzio e che ha su di lei una pessima influenza. Questo va detto. Papà, ma che stai dicendo? E adesso mia figlia mi dice che io non sono in grado di cavarmela da solo. La prossima mossa sarà quella di spedirmi non si sa dove. O meglio, io so.